Dopo l'ultimazione della riqualificazione, Piazza San Giustino si apre totalmente alla processione del Cristo morto del Venerdì Santo e i teatini si riappropriano del loro corteo sacro. L'assessore Manuel Pantaloni anticipa che stavolta, dopo 3 anni, l'intera Piazza San Giustino sarà accessibile ai fedeli e alla processione del Cristo morto, tolti i cantieri dello scorso anno quando solo in parte l'area ristrutturata era stata destinata alla processione. In questo 2024 la piazza della città di Chieti nella sua interezza torna a ospitare il sacro corteo lungo il corso, i vicoli e in piazza. Il prossimo 29 marzo la processione del Cristo morto è organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Si ritorna appunto a Piazza San Giustino, più che altro con la piazza pienamente fruibile, che per noi teatini è qualcosa di veramente importante. Stiamo lavorando ovviamente dando massimo supporto all'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, all'Arcidiocesi insieme al nostro vice sindaco e al nostro sindaco, cercando di fare in modo che tutto funzioni al meglio. Ci sarà tanta gente, il momento a Piazza San Giustino ovviamente è un momento suggestivo, estremamente suggestivo. L'anno scorso siamo riusciti comunque a consentire, anche se c'era il cantiere, alla processione di uscire e di rientrare dalla piazza, però è ovvio che con la piazza pienamente fruibile sicuramente sarà qualcosa di veramente bello. Poi abbiamo dato veramente una mano alle attività commerciali facendo loro un invito a che restino aperte durante il passaggio della processione. E torna la Settimana Santa a Chieti, i riti e gli appuntamenti. Si inizia il 24 marzo, la Domenica delle Palme, e Venerdì Santo all'imbrunire tornerà l'attesa processione per le strade di Chieti. Per quanto riguarda le sante messe, Sabato Santo la veglia pasquale in cattedrale inizierà alle 22. A Pasqua, infine, l'arcivescovo Forte celebrerà la messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giustino, nel pomeriggio alle 18 la messa in concattedrale a Vasto, e nel 2025 il Comune vuole stilare il dossier per l'UNESCO per la processione del Cristo morto. Il sottofondo del bellissimo Miserere di Saverio Selecchi e poi un'intera città che partecipa alla processione anche attivamente. Ma soprattutto in quel giorno si respira la processione nelle vie del centro storico, si respira un'atmosfera davvero magica, perché insomma veramente si percepisce il Venerdì Santo, così come pure ci si prepara poi alla resurrezione. Insomma, devo dire che la processione per noi teatini è qualcosa di non facilmente spiegabile, ma ci rendiamo conto di come anche le attenzioni nazionali su questo evento certifichino l'emotività e l'emozione di questo importantissimo appuntamento che per noi tutti è davvero straordinario.